Dottor De Clos, oggi apre il primo forum del legno arredo, un appuntamento importante che riunisce tutti i protagonisti della filiera, un formato nuovo che affronterà tantissimi temi e ce ne sarà uno dedicato anche al mondo del legno, il suo incontro, il suo workshop. Potrebbe descrivercelo? Descrivere ciò che mi è stato chiesto, posso dire, e che sono molto contento di fare in questa occasione. È una presentazione dei diversi scenari che si possono presentare, alcuni molto positivi, alcuni meno positivi, che si possono dunque presentare alla filiera legno nazionale e internazionale. Non è che, diciamo che la sola analisi, la sola conoscenza della tendenza attuale non ci permette di definire il futuro. Bisogna dunque essere preparati e considerare che ci sono tanti parametri presenti che influiscono o interagiscono con la filiera legno internazionale, e dunque è questo che proverò di illustrare in un modo un po' scematico nella mia presentazione. Ecco, scenari futuri sicuramente difficili da interpretare, però potrebbe darci un'anticipazione di qualche spunto positivo? Ma fra i spunti positivi c'è il fatto che il legno nel suo insieme ha tanti vantaggi che si stanno dimostrando nelle crisi che viviamo. Allora, uno per esempio l'energia. Chiaro che la carenza eventuale di energia o il suo prezzo o delle origini non sempre disponibili, con dei flussi caotici ogni tanto, fanno che la biomassa e l'energia del legno e delle foreste è una cosa non sostitutiva alla produzione di legno, ma complementare. Questo è uno. La seconda cosa è che nel mondo che ci circonda le preoccupazioni ambientali sono sempre più presenti anche nell'uomo della strada, dal vulgum pecus. E dunque, ecco qua, materiali di costruzione rinnovabili, eccetera. Si è più volte fatto questa battuta, dopo l'età della pietra, dopo l'età del bronzo, dopo l'età del ferro, l'età del legno.